Salve, salve a tutti, cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Io come sempre, ovviamente sono Fabrizio, per forza di cose. Ed eccoci qua, in uno di questi miei video. Oggi parliamo, tac, del numero 361 bis di Nathan Ever, 361 bis, perché come sapete ormai tutti quanti voi cari lettori, cari che seguite assiduamente le uscite dei nostri eroi Bonelli, sapete tutti quanti insomma che per le 5 testate principali la Bonelli stamperà questi albi bis, che io ovviamente non prenderò di tutti quanti, prenderò solamente di quelli che seguo sempre e che compro puntualmente in edicola sempre. Quindi, ad esempio, Tex, che non lo seguo, ce lo seguo ma non compro spesso, sempre nel di noi edicola. Zago, stesso discorso. Comprerò soltanto quelli che sicuramente compro sempre, non salto mai, pure se come nell'ultimo Dampir. Magari non. Sono albi che non convincono perché ho la collezione. Quindi, detto questa piccola e breve parentesi, parliamo di questo albo. Albo che è Flip. A doppia copertina perché è in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica. Sono due storie, diciamo così, anche se in realtà è una storia e quindi questa storia qui sono di appena 15 pagine, ma diciamo si fa una riflessione sull'ambiente, ora non voglio dire troppo, sennò poi dice, cioè, sono già 15 pagine, però si parla insomma dell'ambiente, dell'inquinamento e del problema ovviamente che c'è qui sulla Terra, si ritrova su Marte, ecco. Però ovviamente è rispecchiato a noi. Questo è quello di cui parla questa brevissima storia, però è efficace perché comunque ci fa riflettere sui problemi dell'ambiente che già sappiamo, ma che però non rispettiamo, continuiamo a inquinare il nostro pianeta come se non ci fosse un domani. Parliamo quindi della storia principale, che adesso io riapro un'altra volta, la sto togliendo dalla bustina protettiva. Allora, Albor Bis, copertina molto bella, a me questa copertina di, ovviamente, Ricciardo mi è piaciuta moltissimo. Bella, è una copertina che rispecchia, tra l'altro, perché non lo dico mai, però in molti casi capita che le copertine non ne rispecchia quello che succede dentro dell'albo. Oppure la copertina è bella, ma effettivamente l'albo è brutto. Capita anche questo. Quindi, allora, società sceneggiatura del maestro dei maestri, Bebi Vigna. Come sapete, sono un grandissimo estimatore di Bebi Vigna. Dei tre è il mio preferito, anche se tutti e tre, ovviamente, sono. Tre, ovviamente sto parlando di Serra, Medda, oltre a lui. Scusate se va un po' a scatti, perché purtroppo a volte mi va a scatti. In questo momento sta andando a scatti, lo vedo. E 112 pagine, come stavo dicendo prima. Allora, questa storia, che ha i disegni di Germano Bonazzi, che abbiamo già visto, sull'albo, quello speciale della squadra Ops, che sta uscendo adesso in edicola. Siamo arrivati al secondo numero, quello su Giove. Bellissima quella storia, imperdibile, da acquistare per forza, proprio per forza, che è un capolavoro. Già al secondo albo dico che è un capolavoro, perché è così, non è, e questa cosa secondo me non è opinabile, perché se chi ama la fantascienza e non gli piace quel fumetto là, la fantascienza non fa per lui. Che vuole di più? Da una storia in cui si va su Giove, in cui dentro Giove c'è un altro pianeta, in cui c'è Nara. Se non vi piace la squadra Hawks, ovvero quello dei quattro albi che sta uscendo, messo nel Giove, la fantascienza non fa per voi, ma mica è una critica. Non fa per voi. Come se mi metti davanti un quadro di Picasso, ti dico che mi fa schifo e mi dici: guarda, tu, la pittura non fa per te, io dico hai ragione. Quindi è questo il nesso di questa piccola parentesi che già finiamo. Allora, oltre all'immaginazione, Vigna Bonazzi, bellissima questa, io non so come chiamarle queste introduzioni agli albi. Praticamente qui c'è Nathan Never che non è più Nathan Never. Che non è più una, si trova dentro questa clinica psichiatrica in cui lui dice di essere il personaggio, un agente speciale, effettivamente lo è, però qui è tutto cambiato, cioè dicono che lui non è vero, che lui leggendo i fumetti di questo personaggio, cioè lui, però in realtà lui non è lui. Quindi in questo albo si fa del metafumetto, diciamo, un tipo di narrazione che può piacere, a cui non piacerà. Però a me mi è molto divertito perché vedere Nathan che gli fanno queste cose perché lui dice di essere quel personaggio che lui legge questi fumetti. Quindi, secondo loro, lui si immedesima. Quindi, che succede? Gli psichiatri contattano Skotos, che addirittura. Skotos, che è un nemico storico di Nathan Never, è addirittura il direttore
di questa serie di fumetti. C'è anche che sta indagando su di lui è l'ispettore Ishimori, ecco qua. Quindi c'è questo, c'è l'ex Weaver che fa la guardia carceraria. Un Nathan Never, vedete qua, sembra veramente posseduto, che dice: ok, sto zitto, ma i miei pensieri non potete proibirli. Io posso ancora pensare, e forse con uno sforzo posso anche riuscire a ricordarmi come è iniziato tutto. Quindi qui veramente si fa del metafumetto. La storia è molto divertente perché poi all'interno vediamo tutti i personaggi del mondo di Nathan Never che hanno tutti quanti funzioni diverse. Perché se Nathan Never in realtà non esiste, nel fumetto, in questo fumetto Nathan Never in realtà non esiste. Ma esiste un altro personaggio che si ispira a lui, ma che ha un altro nome che mi pare che si chiama Nick Nemesis, da quanto ho capito. E che quindi i lettori di Nathan Never e quelli più che, insomma, che conoscono bene il personaggio, anche io lo conosco perché comunque ho letto un bel po' di numeri, quindi molte citazioni, molte cose le ho capite e mi ci sono divertito. Poi c'è anche un divertentissimo momento in cui ci sono i tre creatori che vengono chiamati, cioè Medda, Vigna, Serra ecco, lui è Serra, vedete, ma si capisce. Insomma, loro tre sono all'interno dell'albo loro tre, perché loro anche qui fanno coloro che inventano le storie, quindi anche nell'albo ti fa capire come vengono fatte le storie, perché loro si parlano, dice facciamo uscire questa, facciamo, quindi è fatto proprio apposta, lo fanno proprio apposta loro, Vigna l'ha fatto apposta per far vedere a tutti quelli che parlano come in realtà i fumetti hanno una loro uscita, come sono le scritture, come se è una storia che è già stata fatta e poi deve essere riuscita, come hanno problemi, quindi devo chiamare qualcuno per tappare i buchi. C'è anche questa importante, secondo me, osservazione per quanto riguarda proprio l'uscita dei fumetti. C'è l'avventura, ci sono alcuni ritorni quando ad esempio Nathan Never combatte con questo personaggio che abbiamo visto nel numero 3, Operazione Draco, bellissimo albo della serie regolare che a me era piaciuto molto. E insomma si fa del metafumetto nel fumetto di Nathan Never. Poi c'è anche la figlia oddio, come si chiama la figlia? Qua c'è Lisa Ann, pare che sia la figlia. Vabbè, scusate, non mi ricordo il nome della figlia. Capita, perché tutte le cose che leggo mi scordo anche il nome della figlia. Ma comunque c'è anche lei, che qui anche qui si trova purtroppo ricoverata, però come al solito chi segue la saga sa che lei ha dei poteri soprannaturali. Se non lo sapete lo dico io, se magari non avete letto i vecchi numeri della Never. C'è anche Mr. Alpha che qui chiama, che sì, c'è anche Mr. Alpha. Insomma, veramente un bellissimo albo. Poi ci sarà addirittura un processo per quanto riguarda, perché... Ah, poi c'è un'altra cosa importante perché c'è il passaggio della Never, appunto, quando abbiamo mostrato questo Mr. Alpha, cioè quando la Never è piccolo, come lui cresce con questa passione per i fumetti e che quindi, secondo... E qui quindi, nella parte finale, decidono gli psichiatri di innestare qua viene quasi... Lui si chiama Nick Nemo, no, non è vero. Di innestare perché non sanno chi è, non riescono a capire neanche la sua vera identità, quindi decidono di fare un processo e quindi di innestare a Nathan Never il famoso creatore di memoria, lo vogliono mettere perché è una cosa proibita. Quindi questo processo in questo caso specifico lo vorrebbero rifare, quindi creare a Nick ne, a, ne, oddio, mi sto confondendo pure io. A lui, che non è Nathan Never, però fargli dei ricordi in base a quello che lui dice di essere, perché è lettore dei fumetti, cioè c'è tutto questo discorso che per capire al meglio non me lo devo dire, ma devo leggere l'albo, perché in alcuni momenti anch'io faccio fatica perché la trama è un po' intricata, cioè si capisce, ma ci sono delle parti che dovete leggere bene per capirla. Perché io vedo un bel fumetto, quindi quello che succede nella vita della Nevere che non conosciamo, però ha una cosa diversa, perché qui Nathan Never non è più Nathan Never, ma lui vorrebbe essere ciò che legge dai fumetti che noi leggiamo, cioè tutto un discorso così a triangolo che dovete leggere con calma. Ecco, io pure faccio fatica a narrarvelo e non voglio anche, e poi nel farlo oppure anche di spoilerarvi, perché poi nel finale succederà una cosa. Poi i disegni ragazzi sono spettacolari, quello è vero. Succede una cosa nel finale in cui lui, no, beh, non vi dico niente, sennò poi vi spoilerò pure il finale. Quindi, qui c'è un pezzo di nudo, non ve lo mostro. Vedete poi nel finale c'è il cambio, quando è piccolo, poi cresce, poi scusate, è piccolo, poi cresce ancora, legge fumetti, anche la, vedete, agenzia Alpha Agency, e lui, vedete, alla fine viene fuori la vestita da Never, perché non ve lo dico. Però sappiate che c'è di mezzo
Ah, poi nel finale c'è anche un discorso fatto sui multiversi, sugli universi, perché si sa che nella serie della neve c'è tutti questi universi, questo viaggiare sui pianeti, quindi si fa anche un discorso lì molto interessante. E infatti la parte finale è abbastanza carica perché c'è da leggere, perché ci sono delle riflessioni importanti sul mondo della neve, ma anche su come è stato creato, sul perché, cioè sono tante cose interessanti. Infatti questo album mi è piaciuto, ho trovato un'idea intelligente. Certo, molti, la maggior parte si aspetteranno una storia così, perché essendo un numero bis, si aspettano una storia one shot che abbia una storia di un album classica, magari per divertirsi. Invece qui c'è una storia molto particolare che secondo me non è proprio adatta per essere un bis. L'avrei messa più a sto punto sulla serie regolare, anche se si sarebbe ristaccata. Magari uno speciale l'avrei fatto. Però l'album bis, magari su un album bis uno si aspetta una storia, one shot da leggere, tra virgolette, sotto in estate, sotto l'ombrellone, anche se poi ci siamo tutti a casa i fumetti. Però è avere una lettura in più, però tranquilla. Qui c'è qualcosa che riguarda, bisogna conoscere almeno un minimo il personaggio, almeno i primi numeri bisogna averli letti, qualche personaggio bisogna conoscerlo, se no in alcuni punti si fa un po' di difficoltà a capire. Però alla fine, diciamo, è un numero che io mi sono divertito decisamente, ci ho riflettuto sopra e mi è piaciuto, ragazzi. Alla fine mi è piaciuto. Ripeto, forse come album bis avrei preferito una storia one shot e via, una storia classica in cui c'era da fare una missione o qualche cosa di interessante per passarci un'ora in divertimento. Però devo dire, alla fine mi è piaciuto. La seconda storia, l'ho detto, si parla appunto del problema del. Si parla, alla seconda storia c'è Ivan Fiorelli ai disegni e succede sempre il maestro Vigna. Qui sono 15 pagine, vi mostro così una tavola al volo, magari ecco, per un futuro migliore, in cui i problemi che noi abbiamo adesso ce li hanno su Marte, però come noi ce l'avevamo nel XXI secolo, quindi si rifà adesso, però su Marte, quindi è riferito adesso da noi. Ecco qua, detta così com'è, è proprio così. Perché nella neve sta avanti e loro che fanno? Fanno una storia su Marte e dice che a Marte ha dei problemi come noi avevamo nel XX secolo, cioè adesso. Quindi è la realtà che si rispecchia nella fantascienza. Vabbè, ma questo si sa, si fa anche nel cinema, si fa sempre. Una storia che ci fa pensare, insomma, su, come ho detto prima, sul clima, eccetera, eccetera. Vabbè, non vi dico niente, perché sennò non posso dire niente, manco come disse, che sono 15 pagine, che vi dico? Se vi dico una cosa, già finita la storia, quindi non vi dico proprio nulla. Leggete, tanto sono 15 pagine. Fiorelli, bravo artista, che abbiamo visto in altre. Ecco, mi piace molto qui come fanno la Never. Quindi ci sta. Bene, ragazzi, niente, poi c'è anche, vabbè, appunto, un approfondimento sulla crisi, scusate, sulla crisi climatica, come potete leggere qui. Crisi climatica e altre cose interessanti che io ovviamente ho letto. Ecco qua. Quindi, ragazzi, questo è veramente tutto. Un album bis particolare, che però mi è piaciuto. Mi ci sono divertito a leggerlo per le tante citazioni e per questo discorso sul metafumetto in cui si cerca sia di spiegare come se fosse da Never, come è andata a Never. Diciamo, un personaggio così, insomma, che nel corso degli anni, per questi 30 anni, insomma, di cose ne ha fatte, e qui si fa appunto un discorso su un metafumetto che mi ha divertito, che mi ha convinto, che però, ripeto, come album bis non è che va tanto bene, secondo me. Però la storia se l'è portata a casa Beppe Vigna, come il 97,5% delle volte che Beppe Vigna mette mano alla sceneggiatura, fa. È così, se non vi piace Beppe Vigna, sti cazzi. Detta così com'è. Mi piace dire la parola detta così com'è. Mi piace dirla così. Quindi vi mando un grosso abbraccio e grazie come al solito a tutti lo dico sempre, cerco sempre di dirlo in ogni mio video perché è doveroso. Ringrazio sempre tutti gli iscritti a questo canale che stiamo andando piano piano, piano, piano verso i 500 iscritti, per me sarebbe un traguardo veramente top, perché per me è tanto. Sono contento del grande affetto che mi mostrate anche nei commenti, anche nel dire di cose che non mi sono piaciute, ci sta, mi piace interagire con voi come sempre. Fatemi sapere di questo numero cosa ne pensate, mettete mi piace al video se non vi è piaciuto, mettete un mi piace al video se non vi è piaciuto. Se siete interessati ai miei video iscrivetevi al mio canale, se non siete interessati disiscrivetevi al mio canale, fate quello che il cavolo vi pare. Basta che io come faccio sempre, io sono sincero, mi piace dire le cose come stanno. E fatelo con educazione, tutto qua, perché sono una persona che la prima cosa che guardo è l'educazione, il rispetto e la sincerità e la passione. Questi sono l'Ave Maria di questo canale. Bene, ragazzi, come dico sempre e come faccio sempre, ci vediamo al mio prossimo. Ah, un'altra cosa, volevo oggi, se non sbaglio, doveva uscire
Lo spiace sul dragone con un sacco, ma ne dicono non c'era, strano, però vabbè, uscirà domani. Vediamo se lo vorrei prendere, però io sapete che sono un po' ballerino, capace che voglio comprare una cosa, non la compro, penso che lo acquisto. Se lo acquisto, ve ne farò sicuramente un video. Vi mando un grosso abbraccio e come sempre ci vediamo al mio prossimo video.